Come già preannunciato, abbiamo il piacere di avere ospite per la prima volta il suo esordio qui su RTL come ministro dei rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. Ministro, buona giornata, benvenuto. Buongiorno a voi tutti e grazie per questo invito. Allora, ministro, vorrei partire in maniera insolita con lei questa mattina, al netto, diciamo, della stretta attualità politica e quant'altro. Sa che oggi è la giornata internazionale dei sogni? È una bellissima giornata, allora. Sempre ecco, credendo nei sogni, e potrei aggiungere quindi anche, i sogni sono fatti per essere realizzati. Quindi il nostro sogno come Movimento 5 Stelle, come governo, è appunto quello di poter cambiare il paese, di poterlo far diventare un paese più adatto, più bello anche alla vita dei tanti giovani che invece vanno all'estero. È un paese dove la gente deve ritornare, deve poter credere di poter avere una bellissima vita all'interno di un sistema paese. Vedo che è fatto per ha imparato a fare politica, nel senso, neanche le ho posto la domanda, già è partito con il sogno del Movimento 5 Stelle, a questo punto invece la incalzo sulla politica, visto che me l'ha servita. Ma mi permetta, il Movimento 5 Stelle sognava di cambiare il paese, sognava di trasformare la politica italiana, sognava di trasformare il palazzo e sognava anche in qualche modo di, come dire, cambiare la geografia politica di questo paese. Non crede che, a dispetto di quello che è accaduto, questo sogno, che era nobilissimo, è stato un po' tradito dopo questo patto con il Partito Democratico e prima ancora con la Lega, nel senso, cioè, intendo dire che avete giocato su due fronti diversi in questa legislatura? Il Movimento sogna di realizzare il programma, un programma che in parte è stato realizzato con la Lega. Noi vogliamo realizzare la seconda parte del programma, quella che riguarda i temi ambientali, e lo realizzeremo insieme al Partito Democratico, insieme a Liberi Uguali e insieme a Italia Viva. Credo che alla fine dei conti si possa cambiare anche il registro in questo paese, si metta al centro i punti programmatici, come è stato definito anche l'Assemblea dell'ONU, tra i principali vi sono quelli ambientali e per il Movimento 5 Stelle, e c'è il desiderio di poterlo portare avanti. Abbiamo 3 anni e mezzo davanti, abbiamo un governo che è il governo più giovane d'Europa, 43 anni di media, abbiamo persone che stanno parlando, che stanno discutendo all'interno delle commissioni. Credo che in questo momento dobbiamo riuscire assolutamente a trovare una via per poter far sì che le persone realizzino i propri sogni, e questo, visto che tu me la servi, a mia volta posso dirtela in modo di questa discussione sui sogni. Credo che oggi siano delle giornate importanti per fare dei grandi passi in avanti, e abbiamo deciso di farlo insieme al Partito Democratico, e ripeto, sono convintissimo che riusciremo ad ottenere ottimi risultati. Mi ricordavo 47 l'età media, ma va benissimo ovviamente che sia 43 o 47, l'importante è che io sia... Speravo 43 perché è la mia età. È una curiosità, quindi... è solo una curiosità, ma ci mancherebbe. Ministro, lei ricopre un ruolo, lo accennavamo qualche minuto fa in diretta, poco noto, no? Nell'opinione pubblica, perché il ministro degli esteri, degli interni e del lavoro è chiaro cosa faccia. Il ministro dei rapporti con il Parlamento ha un ruolo in realtà delicatissimo, di collante, di collegamento il più delle volte fra l'esecutivo e le aule. Da questo punto di vista noi siamo attesi ad ore da un passaggio molto importante, per voi è cruciale, il taglio dei parlamentari, ma è diventato fondamentale anche durante la crisi di governo improvvisa d'agosto. Allora, ci può dire, ministro, quando si va in aula, quando si chiude? E anche un altro aspetto, il Movimento 5 Stelle insiste molto sui risparmi. Avere meno parlamentari significa avere meno soldi per loro. Che facciamo con questi denari? Beh, parto con il ministro per i rapporti col Parlamento, che è un ruolo, diciamo, centrale, di cinghia di trasmissione tra il potere esecutivo e il potere legislativo, quindi tra governo e le due camere. È un ruolo che, diciamo, gestisce insieme appunto alle presidenze, ai gruppi parlamentari, i calendari dell'aula, e quindi cerca di far funzionare al meglio il lavoro attraverso le commissioni parlamentari e attraverso l'aula. Per quanto riguarda uno dei temi principali che ho descritto prima, è quello del taglio del parlamentari. Oggi abbiamo la capigruppo all'interno della Camera, nella quale identificheremo le giornate. Credo che nella prima settimana o al massimo nella seconda di ottobre avremo finalmente taglio delle parlamentari, che sono 345 parlamentari che verranno tagliati attraverso questa riforma. Sì, è un risparmio di 500 milioni in una legislatura, ma soprattutto, insomma, è un tema di efficientamento e di efficacia dei lavori parlamentari. Io credo che non si perda in nessuna maniera la democrazia nel nostro paese, perché qualcuno ha messo in dubbio, insomma, questa possibilità, ma anzi noi riusciamo sicuramente a poter lavorare meglio. Una promessa che abbiamo fatto come Movimento 5 Stelle, come diciamo firme all'interno dell'accordo programma, e in questo momento lo vogliamo portare a termine, e c'è un'ampia convergenza all'interno del Parlamento che, soprattutto nella maggioranza,
vede in questa possibilità uno dei punti principali per iniziare, diciamo, a dare risultati alle persone che stanno credendo in questo governo. Mi sembra molto ottimista sulla questione dei tagli parlamentari. Avete già la sensazione che la cosa, insomma, possa passare senza gravi sofferenze per qualcuno? Il PD. Per esempio. Massima fiducia nei rapporti, diciamo, umani che si sono creati, nei rapporti personali con le altre forze politiche della maggioranza. Credo che vi sia sono delle promesse da mantenere nei confronti delle persone che hanno creduto in questa possibilità nuova di questo governo per il paese. Io sono convintissimo che noi andremo in aula nelle prossime settimane e voteremo il taglio dei parlamentari, e credo che sarà un grande cambiamento per il nostro paese. Ripeto, non è sicuramente semplice pensare che i parlamentari tagliano se stessi, ma siamo all'ultima lettura, e credo che sarà un grande esempio da cui partire con forza per poi andare sugli altri argomenti che sono molto molto importanti. Ripeto, c'è il tema ambientale, che sono i temi dell'immigrazione che stiamo in questo momento cercando finalmente di risolvere attraverso l'aiuto reciproco dei paesi europei. Malta è un passaggio molto importante, la Morgese, la nostra ministra degli interni, ha fatto un lavoro eccezionale, Giuseppe Conte insieme a Luigi Di Maio sono stati a parlare di ambiente all'ONU. Insomma, veramente io credo che siamo di fronte a un cambiamento importante anche in politica estera, oltre che in politica interna. Ecco, potremmo proposito... dare soddisfazione ai tante persone che ci stanno seguendo. A proposito di politica estera, ministro, lei, se non sbaglio, è consigliere della Fondazione Italia USA, no? Sì, io ho fatto questa indicazione nel ruolo che facevo prima come questore, mi chiesero di poter entrare in questa. A proposito, ecco, lei saprà che la notizia del giorno è che Nancy Pelosi, speaker democratica della Camera, ha rotto gli indugi e ha annunciato l'avvio di un'inchiesta formale di impeachment per il presidente Donald Trump. Che ne pensa lei del presidente degli Stati Uniti? Io lascio giudizio sul presidente degli Stati Uniti ai cittadini degli Stati Uniti. Io credo che siano cose che devono essere risolte all'interno dei confini nazionali di quella democrazia che è così importante al mondo. Rispetto assolutamente le decisioni che saranno fatte dai rappresentanti dei cittadini, appunto, degli Stati Uniti. Mi permetta, però, Nancy Pelosi è la speaker democratica della Camera, cioè ha detto che il presidente deve essere ritenuto responsabile per il suo tradimento alla sicurezza nazionale, cioè ha detto una cosa, insomma, molto grave. Profonda e grave, cioè non si può non commentare. Lei è un ministro della Repubblica. Infatti ho commentato nella maniera più schietta possibile, credo che siano degli avvenimenti che sono all'interno di confini non del nostro paese. Io sarei molto più concentrato nel riuscire a far funzionare nel mio ruolo e con la massima umiltà, diciamo, i lavori parlamentari delle mie aule, cercando sempre di avere il massimo rispetto per il Parlamento del nostro paese, che è sovrano, e la nostra bellissima democrazia. E di quello degli altri. Ripeto, ministro, allora siamo concentrati sulla prossima legge di bilancio, siamo concentrati sul partire bene per dare risultati. E allora però, qui è stato il Presidente del Consiglio a parlarne ieri, ci spostiamo da Washington a Mosca, anche lei, come il Premier Conte, si attende un nuovo passaggio in aula sui rapporti fra Lega, vostro ex alleato, e Mosca, Russia? Saranno degli avvenimenti che potranno essere di interesse delle aule parlamentari, ma anche lì diciamo che saranno delle richieste che verranno fatte da parte dei due rami del Parlamento. Lei sarebbe, secondo lei? Da dover spiegare, io credo personalmente che Salvini debba spiegare, se lo riterrà opportuno, dei passaggi ulteriori per quanto riguarda i propri rapporti con paesi esteri. Sinceramente, se dovessi, insomma, guardare al bene del nostro paese, io sono molto contento che abbiamo fatto la settimana scorsa importanti passaggi qui a Roma con il presidente Steinmeier, che anch'io ho potuto incontrarlo, presidente della Repubblica tedesca, e con Macron, presidente, appunto, francese. In questa maniera sicuramente abbiamo riallacciato rapporti importanti con gli altri due paesi che sono alla base dell'Unione Europea e con i quali potremo veramente portare avanti processi anche ambiziosi, secondo me, anche perché, ripeto a tutti, solo con la Germania noi abbiamo
diciamo degli scambi commerciali pari a 130 miliardi di euro, insomma, che rappresentano, senza nessuna polemica, rappresentano praticamente il PIL dell'Ungheria, quindi soltanto gli scambi commerciali che ci sono tra la Germania e il nostro paese. Quindi credo che dobbiamo guardare con insistenza e con forza nel continuare a costruire questi importanti rapporti all'interno dell'Unione Europea, rafforzarla, cambiarla dal dentro e riuscire, ripeto ancora una volta, a crescere, perché un sistema democratico come il nostro ha bisogno di un grande confronto con gli altri paesi europei. Ringraziamo il ministro dei rapporti col Parlamento Federico D'Incà, che è rimasto con noi per un po' di minuti stamattina. Buon lavoro, a presto. Grazie mille e un buon lavoro a voi tutti e alle persone che in questo momento sono in auto, autobus, in treno, e stanno andando anche loro al loro lavoro, a cui auguriamo veramente una bellissima giornata dove si possono realizzare i propri sogni.